Buongiorno Sindaca, buongiorno, riprendiamo questa serie di incontri, grazie mille, siamo ospita e come al solito Sindaca si dovrà abituare quando veniamo qui ci viziano. Che bellezza! Alla caffetteria del centro, siamo grazie, via Rinaldesca prego. Davanti a Palazzo Datini, grazie mille. Prego. Riprendiamo questa serie di incontri dopo la pausa estiva, diciamo è passato l'8 settembre, quest'anno è stato un po' particolare, poi magari ci torneremo dopo. Tradizionalmente a Prato dopo l'8 settembre si ricomincia a fare sul serio, non a caso però il primo appuntamento lunedì è stato dedicato al distretto, si è riunito il tavolo di distretto perché bisogna dire la situazione, ne avevamo parlato un po' anche prima della pausa estiva, ma la situazione del distretto delle aziende tessili è molto critica e c'è da veramente andare a Roma e chiedere delle cose. La cosa che è uscita mi sembra che Prato parlerà con una voce sola, ecco, dall'incontro di ieri è stato messo insieme tutto anche per evitare poi insomma, che i singoli interessi poi vadano a ledere quello generale. Sì, allora l'incontro di lunedì era necessario e sicuramente questo come punto di ripartenza dà proprio il segnale di quanto interesse ci sia da parte dell'amministrazione sul lavoro, sul comparto proprio del tessile, delle imprese e dell'industria. Mi fa piacere registrare che per fortuna noi siamo riusciti a fare questo collante con tutte le associazioni di categoria, con le associazioni datoriali, insomma una voce sindacati anche esatto, ruolo, una voce all'unisono che è il metodo che abbiamo sperimentato quando abbiamo preso 10 milioni e ovviamente all'inizio c'è la spinta delle risorse la difficoltà era continuare questo metodo e quindi abbiamo ristabilito, come dire, un collante fra tutti e questo è secondo me la ricetta che ci serve anche per andare a chiedere risorse. C'è molta preoccupazione, noi stessi siamo preoccupati così come sono preoccupati gli imprenditori perché è una crisi questa diversa da tutte le altre che abbiamo conosciuto, quindi sembra proprio una crisi strutturale ovviamente a livello internazionale, quindi noi dobbiamo mettere in campo quello che possiamo, quindi gli aspetti sono questi. Prima di tutto la cassa integrazione in deroga. Quella è proprio, siamo alle porte cos'asse, perché ormai le richieste sono tante, le ore stanno per finire. Quella quindi è la prima, quando si lavora si va per urgenze, quindi per priorità. La prima è quella, perché è la richiesta più forte che viene dalle imprese. Dopodiché dobbiamo preoccuparci sin da ora di andare a Roma, di coinvolgere tutti i nostri parlamentari, perché questo è un qualcosa che va gestito a livello trasversale, e chiedere il mantenimento dei 10 milioni perché per il nostro distretto è necessario dare una continuità al lavoro che abbiamo iniziato, abbiamo coinvolto la Camera di Commercio, cioè all'inizio sembrava quasi come dire, complesso mettere in piedi dei bandi per ottenere per la distribuzione di questi 10 milioni, in realtà è andato molto bene, le imprese sono contente e quindi è necessario continuare. Anche perché c'era anche un pochino di paura se le imprese avrebbero risposto meglio. Esatto. E la risposta invece è stata addirittura ottima. Anzi più di quello sì. che ma è stata buona anche perché c'è stata una condivisione, cioè le abbiamo ascoltati e abbiamo cercato di mettere in piedi degli strumenti che fossero calati sulla nostra realtà. Sì, che qui noi paghiamo sempre un po' lo scotto del caso CREAF, ormai si parla di tanti anni fa, però di qualcosa calato dall'alto senza condividerlo dal basso. Non funziona perché oggi più che mai, magari anni fa le impostazioni politiche anche delle scelte amministrative erano diverse, erano altri tempi, è frutto di un altro tempo storico e politico. Oggi è necessario, a mio avviso, condividere sempre anche perché ora si parla di contesti per forza internazionali e quindi diciamo il singolo può fare poco. Cambiamo argomento. Si è detto l'8 settembre un po' particolare perché purtroppo è saltato il corteggio, ma d'altra parte non si poteva fare altrimenti e credo anzi i fatti purtroppo hanno dato ragione. E ci sono stati molti problemi anche in città, forse più paura diciamo quanto riguarda Prato che problemi, però insomma il tema del dissesto idrogeologico a 10 mesi dalla terribile alluvione di novembre ritorna insomma in primissimo piano e
il suo collega di Cantagallo, tra l'altro il suo successore a Cantagallo, Buongiorno, l'ha un pochino buttata lì, cioè le normative attuali, le leggi attuali forse non sono più adeguate a dare risposte immediate come serve, basta pensare a tutta la ridda di competenze che ci sono, che fra Alia, Publiacqua, Consorzio di Bonifica, Genio Civile, insomma solo mettere d'accordo gli orchestrali insomma rischia di fare perdere tempo che è preziosissimo. Ma allora, sì, in parte è quello, in parte secondo me le cose sono molto più semplici. In parte vuol dire che se noi avessimo avuto da subito le risorse, noi avremmo potuto anche iniziare prima i lavori. Cioè, questo va detto con molta chiarezza, ma non per additare e scaricare le responsabilità, non è questo il punto, perché la Regione Toscana, io l'ho vissuta all'epoca dalla Regione Toscana, è intervenuta subito con le somme urgenze, quindi stanziando risorse. Abbiamo speso in tutto 130 milioni. Anche i comuni hanno messo... Infatti, stavo dicendo, e i comuni stessi, il Comune di Prato, 12 milioni. Quindi abbiamo onorato le nostre responsabilità sulle somme urgenze, sui lavori da fare, anche più di quanto necessario, perché in genere funziona così con i comuni, no? Si mettono i soldi per le somme urgenze e poi vengono restituiti. Subito rimborsati. Vengono rimborsati. Non sono stati rimborsati, motivo per cui quando non vengono rimborsati, cosa poi succede? Poi mancano per fare mancano per lavori, gli altri lavori, certo, a cui sono stati sottratti, sì, perché il bilancio è quello, li togli da una parte, li metti su un'altra, poi di là mancano. Faccio un piccolo esempio, alcuni cimiteri che aspettavano dei lavori sono ancora in attesa perché quei soldi lì sono andati, certo, su Chiesa Nuova e su Figline, quello, sì, dove ci sono stati più danni. Quindi c'è un elemento, secondo me, anche di risorse che è strategico ed urgente, perché le risorse quando vengono assegnate non vuol dire che ci sono. Io un progetto con la risorsa assegnata e stanziata non posso affidarlo, ho bisogno anche di soldi in cassa. Chi fa i lavori può voler essere pagato. Esatto, quindi la differenza è questa, perché dal governo c'è stato lo stanziamento alla regione, ma stanziare non vuol dire che le risorse siano arrivate. Allora, noi abbiamo già finito le progettazioni su alcuni tratti, quelli più delicati, però ora c'è necessità di dare seguito a questi anche lavori. Anche perché diciamo che l'autunno è vicino. L'autunno è vicino, noi siamo preoccupati così come sono preoccupate le popolazioni, giustamente dico io, quindi noi in questa nottata dell'8 settembre abbiamo cercato di stare il più possibile vicino alla popolazione con tanti volontari che non si finisce mai di ringraziare, perché c'erano oltre 30 squadre a monitorare i territori, che principalmente si facevano carico di ascoltare le famiglie che erano impaurite. Sì, magari tranquillizzarle. Certo, cioè, in alcuni tratti dovevamo monitorare perché c'erano dei, certo, livelli che si stavano alzando, in altri tratti c'era veramente una grande preoccupazione. E come dargli torto? Perché noi stiamo correndo per realizzare lavori, quelli definitivi, non quelli provvisori, però c'è la necessità di averle queste risorse, perché altrimenti non possiamo correre e realizzare quello che è necessario. A breve noi faremo un incontro anche con i cittadini, l'ho annunciato più volte, ma mi fa piacere ridirlo stamani, per spiegargli quali siano tutti i progetti in corso e per fargli vedere come. E anche magari qualche tempistica, che poi quello è la cosa più importante. Sì. Però credo che le persone, quando vedono che stiamo lavorando sui progetti, come verranno sistemati, come saranno messi in sicurezza, forse si contribuisce ad abbassare anche un pochino il timore. Perfetto, d'accordo, grazie mille Sindaca. Grazie, grazie a voi.